La terza giornata nel campionato di Serie B di basket è purtroppo coincisa con una nuova sconfitta, questa volta a casalinga per la Viola Reggio Calabria, che ha ospitato i veneti dell'UBP Petrarca Padova. Per Reggio è stata l'occasione giusta per ricordare l'indimenticato Massimo Mazzetto, nato in Veneto ed accolto calorosamente a Reggio, dove sfortunatamente ha trovato una triste sorte. L'inizio della gara è equilibrato, 2-2 il punteggio dopo i primi 3 minuti di gioco, la prima frazione di gioco però è caratterizzata da errori e il tiro per entrambe le compagini. Con la tripla di Maran si conclude il primo tempo con il vantaggio dei veneti 31-13. Nel secondo quarto la Viola prova a reagire, ma Padova tiene bene ed il tempo si chiude con il vantaggio dei veneti che si mantiene a più 10, va quindi all'intervallo lungo col punteggio di 27-37. Si ricomincia, ma l'andazzo non cambia. La Viola prova a scrollarsi di dosso la condizione di inferiorità nel punteggio, ma Padova insiste e addirittura chiude il terzo set con il risultato di 41-54. Finale di partita con molti cambi di gioco ed un Renzi tra i padroni di casa vero mattatore per la sua squadra, ma non basta, perché i veneti risultano più competitivi fin dall'inizio del match con gli atleti di coach Bolignano che cercano invano una rimonta proprio durante l'ultima frazione di gioco. Padova è risultata già in forma campionato con Reggio Calabria che ha il suo leader in Renzi, che però da solo non è abbastanza per conquistare la prima auspicata vittoria di questa nuova stagione. Grazie.